grazie veramente di cuore, buonasera a tutti voi, scusate la forte emozione, siete veramente in tanti, mi fa piacere, ho visto questo video che descrive che sono stati 5 anni intensi, 5 anni belli, 5 anni in una scuola di governo che ha lavorato con passione e amore per la propria città. E la vostra presenza oggi ci conferma anche questo indice di gradimento per questo lavoro fatto, quindi vi ringrazio veramente di voi, vi rivolgo veramente un saluto, un abbraccio a tutti voi, a tutti i cittadini proprio qui presenti, anche a quelli che oggi non sono potuti venire. Ringrazio per la presenza anche i nostri parlamentari, eletti nel collegio, Francesco Cannizzaro, Marco Sica, di diversi poli, che hanno, ai quali rivolgiamo un applauso. Per la loro presenza, l'affetto, la vicinanza, la stima che ci lega e i quali rinnovo già da ora la richiesta di impegno per questo territorio. Maria, Francesco, Marco, avevo chiesto in chiusura della vostra campagna elettorale per il rinnovo del Parlamento lo scorso 4 marzo, lo richiedo oggi davanti ai cittadini, vi chiediamo un impegno serio per il territorio della Lobide, vi diamo un impegno per il nostro ospedale che è stato abbandonato dalla politica sia di destra che di sinistra, senza nessuna differenza, vi chiediamo un impegno. Un impegno serio, un impegno concreto, un territorio che è stato sedotto e abbandonato dalla politica. Oggi voi siete giovani, giovanissimi, se fossi i parlamentari più giovani d'Italia, e per questo confidiamo in voi, confidiamo nella nostra gioventù per darci una mano all'Opri e alla Lobide, il territorio più abbandonato d'Europa. C'è bisogno del vostro aiuto, anche dei parlamentari del centro-sinistra che gradito, c'è bisogno dell'aiuto di tutti, ma c'è bisogno di un aiuto serio, un aiuto concreto, non interrogazioni parlamentari, ma c'è bisogno di un intervento serio dei ministeri per dare una soluzione a questo territorio, per dare un futuro ai tanti giovani che vogliono continuare a vivere nella Lobide. Grazie. Inizia formalmente oggi la campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio Comunale, del Sindaco. Io ringrazio la mia squadra che è qui presente, oggi farò in certo senso il presentatore, voglio presentare direttamente e personalmente la squadra che mi affiancherà insieme ai vincenti, con i candidati che mi affiancheranno e affiancheranno la città in questa nuova esperienza, in questa nuova avventura politica. È evidente che siamo davanti a un bivio, dopo tanto lavoro, un lavoro enorme, un lavoro fatto giorno e notte, tanti sacrifici, tanto impegno, famiglie abbandonate, affetti abbandonati e per amore della città, siamo davanti a un bivio, forse siete davanti a un bivio, se continuate a dare fiducia a chi in questi 5 anni con grande impegno si è dedicato a risollevare le sorti della città nel barco in cui era caduta 5 anni fa, oppure dare fiducia a un'altra coalizione che si chiama Grossa Coalizione, di altra gente messa insieme senza un programma, senza un'idea, solamente per mandare via chi ha amministrato in questi 5 anni. Noi siamo persone serie, abbiamo lavorato, siamo scontrati con tutti, abbiamo fatto le grandi battaglie, siamo scontrati con la politica nazionale, regionale, l'abbiamo fatto per amore del nostro territorio, l'abbiamo fatto per difendere noi, l'abbiamo fatto per difendere i colori sociali, l'abbiamo fatto con estrema convinzione e abbiamo mantenuto sempre la schiena dritta davanti a qualsiasi problematica. Non è stato facile, abbiamo avuto momenti di difficoltà, momenti di debolezza, momenti di incomprensione, però ritengo che qualche risultato oggi si comincia a vedere. Oggi il percorso di Lobide è avviato verso una città nuova, una città moderna, dove ci sono regole certe ed uguali per tutti, dove si può vivere meglio, dove qualcuno non si è accorto che Lobide è ritornato ad essere il comune capofila del comprensorio, città di riferimento di giovani e meno giovani. Approfitto per ricordarvi, perché ho sentito dire che qualcuno parla di città abbandonata, città trasandata, non so dove vivono questi signori. Comunque non mi
mi interessa oggi parlare degli altri, mi interessa parlare di noi, di quella della nostra squadra, di quello che è stato il nostro programma che abbiamo realizzato, di quello che sarà anche il programma della nuova squadra, i nuovi consiglieri, amministratori, cittadini, il nuovo gruppo che appunto mi affiancherà in questa avventura. E passo subito a presentare i nuovi candidati, chi ha scelto di abbracciare insieme gli uscenti, gli otto consiglieri uscenti, chi ha scelto di abbracciare questo nuovo rinnovato progetto politico e poi la continuità di quello che è stato in questi cinque anni. Il primo candidato, vado in ordine alfabetico, è Roberta Cruzzi, è una giovanissima. Giovane brillante commercialista, Roberta, giovanissima, impegnata nella professione, impegnata anche nello sport accanto a Fratello Senni, noto calciatore che è militato nelle più importanti squadre, d'Italia. E poi per Roberta questa avventura è particolare, è un doppio matrimonio. Roberta oggi si sposa con la politica, l'8 di giugno si sposerà con Ivan Pugo, il suo futuro marito, quindi molto particolare la sua vita. E poi un viaggio di notte speciale da Roberta, farà un tour il 10 di giugno tra i seggi elettorali. Spero Roberta. Buonasera a tutti. Dato che sono nuova agli occhi di molti di voi, ho il piacere di presentarmi. Sono Roberta Cursi, sono attualmente contabile, consulente amministrativa, consulente aziendale di marketing presso lo studio commerciale Serrentino e Puro. Sono da poco abilitata alla professione di dottore commercialista, sono vicepresidente dell'omonima scuola calcio a Cursi Football Academy e sono una dei 16 candidati della lista Tutti per l'Ocri di Giovanni Carablese. Perché oggi qui sono qui su questo palco? Perché ho scelto di candidarmi alle amministrazioni comunali, alle elezioni comunali, e perché ho scelto di farlo con Tutti per l'Ocri? I motivi sono chiaramente semplici. Io nel 2015 ho fatto una scelta, ho scelto di tornare a vivere all'Ocri. Dall'età di 19 anni ho vissuto sempre fuori regione per via del mio percorso formativo universitario. Solo nel 2015 ho fatto una scelta per il mio futuro, tornare a vivere qui nonostante in quel momento per me pensassi che l'Ocri fosse avesse stimoli e sbocchi professionali limitati rispetto alle città in cui ho vissuto. E da lì internamente ho iniziato ad avere delle riflessioni, più che altro ho maturato dei quesiti internamente. Ho iniziato a pensare, perché non iniziare a rimboccarsi le maniche per cercare di migliorare la città in cui ho deciso di vivere? Perché non cercare di dare un contributo valido ai servizi offerti e a quelli che si potrebbero creare? E infine, soprattutto, perché continuare a giudicare l'amministrazione comunale stando comodamente seduti sul divano o dietro una tastiera del cellulare senza nemmeno tentare di dare soluzioni a quelle che sono le nostre problematiche lamentele? Beh, questi sono stati i miei quesiti di partenza. Successivamente c'è stato un altro fattore. Tra meno di un mese convolerò a nozze e creerò una famiglia con il qui presente Ivan Puro, e da lì il mio impegno è stato ancora più motivato, perché oggi il mio desiderio più grande è quello di cercare di creare una città all'altezza di noi giovani e soprattutto all'altezza dei sogni dei nostri futuri, speriamo, figli, e permettendoli di poter scegliere di vivere liberamente e serenamente all'Ocri senza dover fuggire subito dopo aver raggiunto la maturità. Questi sono stati i miei quesiti, come ho già detto prima, che sono maturati
oggi nella concreta decisione di volermi candidare. E perché ho scelto tutti per l'Ocri? Io parto da un'idea, io dico che l'Ocri non ha bisogno in questo momento di progetti eclatanti, di progetti altamente innovativi. Io dico che questa tipologia di progetti li lasciamo alle città sviluppate e industrializzate come Torino, Milano, Roma, Firenze. Io dico che oggi l'Ocri abbia bisogno di un gruppo di competenze, di un team, di un network di collaborazioni che dia il valore aggiunto a questa città. E valutando gli ultimi 5 anni dell'amministrazione comunale di Giovanni Calabrese, ecco perché io ho scelto tutti per l'Ocri. Grazie. Era giovanissima 5 anni fa, è ancora giovane, Anna Baldassarre, che è distinta come assessore alle attività produttive importanti in Italia. Buonasera cittadini Calabresi, un saluto alle autorità presenti, un augurio a tutte le mamme in sala. Grazie. Negli ultimi 5 anni, insieme alla dietro amministrazione comunale, ho ricoperto l'incarico di assessore all'attività produttiva e colgo l'occasione per ringraziare oggi il nostro sindaco Giovanni Calabrese per aver rimosso fiducia in me, una fiducia grazie alla quale si sono accorciate le distanze tra me e voi, entrando nel pieno dell'amministrazione pubblica, il cui dovere, scusatemi l'emozione, e ricevere ed accogliere le istanze di ognuno nell'ottica di un avvicinamento tra il palazzo di città e i suoi abitanti. Questa è la fotografia della vostra assessora, questa è la presentazione di Anna. Sì, Anna, molti di voi mi conoscono e mi chiamano così da sempre. Con la mia professione di commerciante entro nelle vostre vite con quella bidonialità che mi permette di conoscere qualcosa in più di un semplice gusto di acquisto. Si parla di tutto, oggi e per gli ultimi 5 anni, di come l'amministrazione calabrese abbia cambiato il volto di questa città. Interventi amministrativi importanti che sono entrati nell'immaginario comune della buona e cattiva gestione della cosa pubblica ed è nel ruolo amministrativo affidatomi che è stato semplice essere la vostra intermediaria. Le vostre difficoltà sono diventate il mio impegno, i vostri dubbi sono stati il mio pensiero, le vostre contestazioni la mia lotta. Le vostre gioie, il mio orgoglio. Oggi guardiamo la città di Locri in grande. Vogliamo un paese civile, sociale, equo, in crescita, comunitario e accogliente. 5 anni fa ho iniziato in esperta impaurita, un percorso politico che oggi, più di ieri, accresce in me un sentimento civico per il quale eccomi di nuovo pronta a rispondere alla chiamata del mio sindaco, dei miei cittadini e di chi conosce solo Anna. Io sono sempre Anna. Ma per poter parlare di voi, per poter crescere con voi, ho bisogno di credere in voi. E io ci credo. Un'altra giovanissima candidata che ha voluto di maggioranza, molto impegnata nel sociale, molto attenta. La mia ombra, mi segue da quando è iniziato questo percorso politico, legame un rapporto particolare con Domenica Lumbra, naturalmente. Buonasera a tutti. 5 anni fa, la mia prima candidatura alle elezioni comunali del 2013 sarebbe stata la mia prima esperienza in politica. 5 anni fa riflettevo del perché candidarmi per poi essere eletta da moltissimi cittadini e arrivare, nonostante la mia inesperienza sul campo politico, ad essere nominata capogruppo di maggioranza della lista Tutti per Locri. Per me è un orgoglio. Era il 2013, quando conobbi uomini e donne che insieme formarono un gruppo e insieme, eccetto alcune persone, decisero che l'attività amministrativa era tra i principali, forse il primo impegno della propria vita quotidiana. La nostra guida
un sindaco che, con il suo modo di fare, testardo, determinato, impulsivo, dinamico e spesso un po' poco permaloso, ha saputo coordinare un gruppo di persone. Sì, di persone. La maggior parte alla prima in politica e occuparsi della res pubblica ogni minuto, aprendo le porte del palazzo comunale e offrendo la propria disponibilità. A volte il gruppo è riuscito, a volte ha peccato, ma ogni volta che ha sbagliato lo ha fatto sempre in buona fede e per inesperienza. In Consiglio Comunale si è entrati sempre compatti, uniti, sicuramente con idee diverse, discutendone, arrabbiandoci, battendo la porta durante riunioni di maggioranza, ma di fronte al civico consesso, uniti per il bene della nostra comunità. Molte le determinazioni e a volte quella mano alzata pesava, pesava come un macigno, a volte pieni di responsabilità e carichi di impegni. Abbiamo preso decisioni importanti, forse per alcuni stonate e incompatibili, ma dettate dalla volontà di migliorare, di ripristinare un senso civico forse troppo tempo smarrito. Sempre e ovunque, d'altronde da quando ho 15 anni ho sempre vissuto in mezzo alla gente, ho organizzato occasioni di incontro e di crescita, ho sempre scritto per la gente e ascoltato le loro esigenze. Io continuo a costruire, seminiamo, prima o poi raccoglieremo buoni frutti. Se 5 anni fa cercavo un perché alla mia prima candidatura, oggi questo perché, signori, c'è. E so che ho un dovere verso chi crede in me, verso la gente onesta della mia città, verso i miei figli e verso mio marito Ferdinando, a cui devo un ringraziamento particolare. Grazie Domenica. Dopo una giovanissima candidata, il più giovane, giovanissimo, appena ventenne, impegnato come rappresentante degli studenti, prima liceo, poi università, un giovane brillante, il giovane su quale conto io la classe dirigente, Marco Cavalleri. Buonasera a tutti, mi chiamo Marco Cavalleri e ho 23 anni e sono il più piccolino, come ha detto il sindaco, di tutta la squadra. Nonostante ciò mi sono interessato per anni alla politica studentesca, nonché quella universitaria, ricoprendo vari ruoli, tra cui quello di attuale di senatore accademico all'Università Mediterranea di Reggio Calabria. Nonostante ciò la passione per la politica, la passione per mettermi al servizio prima degli studenti e ora per i cittadini e per la collettività mi ha spinto a candidarmi alle elezioni comunali della mia città. Nonostante questo ho scelto di candidarmi nelle liste tutti per l'Ocri di Giovanni perché penso che nonostante le difficoltà finanziarie, nonostante le varie contestazioni di alcuni soggetti che purtroppo pensano al bene proprio e non a quello della città, è riuscito a realizzare i 100 progetti che avete visto nel video iniziale e che sono una cosa concreta, una cosa che ha dato all'Ocri un volto più bello, più affascinante e più attrattivo, ma soprattutto più vivibile per tutti i suoi cittadini. Nonostante questo, ancora però tanto c'è da fare, perché come dice il proverbio, chi si ferma è perduto. E io vorrei essere parte integrante di questo progetto per dare il mio contributo, ma soprattutto per portare avanti le iniziative dei cittadini, perché il miglioramento e il cambiamento della città inizia proprio dai cittadini, perché voi ci indicate quali sono i progetti, quali sono i bisogni, quali sono i problemi della città. Qualora noi fossimo da soli, non riusciremmo a concludere nulla, se accanto a noi non c'è il sostegno della città e delle persone comuni. Certo, io non sono venuto qui oggi a promettere il mondo perché sarei infantile, ma quello che vi prometto è la mia vicinanza a tutti i problemi dei cittadini in modo tale che il problema di alcuno non possa essere secondario rispetto a quello di un altro. E soprattutto sono qui perché ho un ideale importantissimo, che è quello che ormai la politica al giorno d'oggi ha fatto dimenticare agli elettori. Che è quello di dire: io mi sento rappresentato, quindi io pretendo
che ogni cittadino di Lodi possa dire: io mi sento rappresentato dalla giunta comunale che sarà eletta. In base a questo, quello che vorrei fare, insieme a tutta la giunta, passa per l'acronimo di PACE: partecipazione dei ragazzi alla vita sociale e politica della città come motore propulsivo per il cambiamento. La A, per quanto riguarda ampliare i confini, perché ne faccio parte della città metropolitana e siamo tutti comuni con 12.000, 15.000, 4, 2.000 abitanti e sono sempre un numero irrisorio rispetto alle grandi città. Quindi qualora noi non ci unissimo tutti insieme, il potere e le grandi opere rimarranno sempre nelle grandi città di Reggio e Catanzaro e nella provincia non verranno mai considerati veramente come bisognerebbe invece fare. Invece C riguarda invece la conoscenza, far conoscere Lodi non come viene visto molto spesso nei telegiornali come una città della criminalità organizzata, ma essere visto invece come un paesaggio con tutta la bellezza, la cultura, le attrattive che sa, per una parola che molto spesso viene nominata ma poche volte viene applicata, che è quella del turismo, e solo in questo modo possiamo dare una svolta. E infine l'ecologia, che essa riguarda andare ad avere più zone verdi, dove le persone possono andare con le famiglie a trascorrere le loro giornate, ma soprattutto una maggiore sensibilità all'ambiente, perché, e qui mi scuso, pretendo che ogni cittadino di Lodi debba avere un imperativo, tenere pulita Lodi come ognuno di noi deve pulita la propria casa. In conclusione, penso che la mentalità giusta è quella critica, ma critica allo stesso tempo costruttiva. Infatti, come molto spesso dicono i nostri padri, dobbiamo cambiare le cose per il futuro di noi figli. Io mi permetto di stravolgere questa frase e dico: bisogna cambiare le cose per il nostro presente. Grazie. Ci sono persone che incontri quando hai 10 anni, ti leghi per la vita e ti trovi accanto nelle esperienze più belle, nei momenti più belli, nelle gioie per dolori. C'è un paese buio, ho acceso le luci, c'era un inverno triste e desolato in questa città, l'ha detto più bello, Peppe Fontana. Buonasera a tutti. Mi sembra doveroso, Giovanni, dopo aver ascoltato gli interventi di Roberta e di Marco, aprire subito una parentesi. Hai parlato qualche giorno fa, in un'intervista televisiva, di Vittorio Morale, rappresentata da quelle contorte vicende, per essere buoni, che hanno visto l'unione di qualsiasi cosa o quasi respiri all'ordine, purché tu non faccia più il sindaco. Per me invece oggi tu hai vinto grazie a questi ragazzi che senza te, Giovanni, senza ma, senza essere costretti, senza conoscere l'avversario, hanno deciso di sposare la tua e la nostra causa. E allora veramente rivolgiamo un grande applauso a questi ragazzi. Vorrei legare il mio intervento a 3 parole, ognuna delle quali rappresenta il senso di quella che è stata la mia esperienza amministrativa. Le parole che ho scelto sono impegno, gratitudine e orgoglio. E voglio iniziare proprio dalla parola gratitudine, con dei semplici grazie. Voglio ringraziare tutti i dipendenti comunali, soprattutto quelli che hanno collaborato con me. Voglio ringraziare i miei colleghi sia di maggioranza che di giunta, con i quali abbiamo condiviso idee, progetti, speranze e anche delusioni. Ma siamo stati sempre uniti, abbiamo sempre rispettato quel programma elettorale che abbiamo sottoscritto 5 anni fa. E non abbiamo mai, non siamo mai venuti meno a quella missione, che era quella di non tradire, e ripeto di non tradire, di non tradire il voto che c'era stato dato in maniera pubblicitaria 5 anni fa. E
consentitemi anche di ringraziare chi ha scelto me, e quindi mi riferisco ai miei amici, ai miei tanti amici e ai miei elettori, che posso guardare oggi negli occhi, a testa alta, senza vergognarmi di nulla, come loro possono guardare me, Giovanni, perché sanno chi sono, mi conoscono e hanno liberamente scelto di votare e di appoggiarmi. E poi infine consentitemi di ringraziare te per avermi voluto al tuo fianco in questa esperienza magnifica, ma sono stati 5 anni in cui, come tu hai detto nella presentazione, non abbiamo fatto altro che fare quello che facciamo da quando siamo bambini: condividere parte del nostro tempo. È innegabile, abbiamo avuto momenti di burrascosi, di attrito, ma siamo stati sempre capaci di tornare sulla retta via che abbiamo deciso di tracciare insieme, e quella via si chiama Locri ed è la nostra città. La seconda parola che voglio, che rappresenta quello che è il senso di questa esperienza, è orgoglio. Orgoglio nell'accezione positiva del termine, orgoglio come, non come superbia, ma come fierezza, giustificata fierezza. Orgoglio per quelle cose che siamo riusciti a fare in 5 anni e orgoglio per quelle cose che vorremmo continuare a fare, perché siamo soltanto ad un punto di partenza, perché ci sono tante le cose, sono tante le cose da fare, e sicuramente è un grande e gravoso impegno quello che ci aspetta. E la terza parola che ho scelto è impegno. E impegno è l'unica promessa che oggi mi sento di fare. Vi prometto di impegnarmi, così come è stato in questi 5 anni, in maniera intensa. Perché grazie all'impegno, Raffaele, che siamo riusciti ad ottenere i 100 obiettivi che abbiamo presentato qualche giorno addietro alla Cinema Vittoria. Ed è grazie all'impegno, Giovanni, che siamo riusciti a dare alla città e alla comunità luci e riflettori. Qui c'è Damiano in sala, no? Abbiamo dato luci, per esempio, con il nostro carroscale, abbiamo dato luci ai semafori, abbiamo acceso i riflettori di Locri Mais, evento che ci ha consentito di riportare Locri, la sua piazza principale, ad essere centro nel comprensorio in un periodo in cui era totalmente chiaro. E quindi trovo, Giovanni, scusami una piccola vena polemica, trovo veramente buffo non ricordarsi quelle estati che finivano, questo paese, questa città che era in letargo, no? Sonni profondi per svegliarsi poi nell'estate successiva, ecco. È innegabile ed è oggettivo che c'è stata un'inversione di tendenza. E quindi mi sembra anche buffo, no? Sentire nel primo comunicato stampa della lista che ci vede contrapposta che l'opera è sprofondata in un buio provincialismo. E allora la domanda sorge spontanea: dove avete vissuto in questi 5 anni? Dove sono stati? Forse eravate altrove, forse questa gente, queste persone, l'opera non l'hanno mai scelta. Concludo dicendovi che queste 3 parole che ho utilizzato per raccontare qualcosa della mia esperienza amministrativa sono le stesse parole che raccontano il centro della mia vita: orgoglio, impegno e gratitudine per i miei figli, Pietro e Carlo, per mia moglie Giovanna, che sono il senso di tutto. Grazie a tutti, viva Locri e a Locri Mais. Peppe faceva Locri Mais, mi prendevo le denunce. Se qualcuno fa fastidio la musica, dai fuori, anche li denunciamo, perché poi in una città non c'è il silenzio, non c'è niente, non fa niente. Sono questi, signori, sono questi i nostri avversari. Pazienza, meglio qualche denuncia più e tanto Locri Mais, tanto divertimento, tanta bellezza per questa città. Si è già impegnato più volte in politica, una persona disponibile con tutti, molto noto.
sono la Presidente di questi anni e sono una delle persone di ex consigliere comunale, abbiamo visto spesso al comune al nostro fianco, anche da Celerosini, che è un giovane come noi, mi è sempre stato presente. Pietro Emilio Leone. Saluto Giorgio Tripoli, Carlicciaro, Cipri e Simoniani. Alla voce amplificata del studio. Buonasera, miei concittadini. Sono Pietro Emilio Leone, figlio di questa tanto amata città, marito, padre di due figli, Maria Luisa e Domenico, nonno di due bellissime bambine, Costanza e Matilde. Da qualche tempo sono in pensione. Nella mia vita lavorativa, tecnico di laboratorio biomedico presso il FU ospedale della nostra città. Il mio primario, senatore dottor Giuseppe Beniamino Simoniani, mio maestro di vita dopo mio padre e mia madre. Aspettavo l'occasione propizia per ringraziarla pubblicamente, senatore. Dedicatomi alla politica cittadina dal giugno 96 al novembre 2012, supportato e sopportato dalla mia famiglia, che ringrazio per essermi stata sempre vicina, soprattutto nei momenti più difficili. Ho ritenuto rimanere in stand-by in questi 5 anni di legislatura tardata calabrese per una lunga riflessione, ma seguendo giorno dopo giorno l'operato della sua amministrazione. E non posso che esprimere apprezzamento per il lavoro svolto in un periodo così delicato della storia della nostra città. Oggi mi ripropongo ai miei concittadini, dopo l'invito di Giovanni, a candidarmi dalla sua lista Tutti per Loro. Questa decisione è maturata al solo scopo di poter continuare con passione e amore la politica, con la voglia di battermi per il raggiungimento di quegli obiettivi che mi hanno spinto ad entrare in politica. Una forza di volontà questa che provata da un clima travolgente che mi trasmette la gente che ha creduto e che crede ancora in me con fiducia e speranza. Nella battaglia che voglio continuare a condurre per riappropriarmi delle regioni morali della politica. Una politica di confronto per i cittadini, con spirito di servizio, in coerenza con le mie idee, senza le quali la politica degenera la logica brutale di potere usare. Ma anche per dibattere sui temi che interessano tutti i cittadini, con direzione totale ai problemi degli altri, trovando il coraggio di portare avanti quei valori per un confronto leale e costruttivo senza arroganza, ma anche senza timore, facendo tesoro della democrazia, della libertà politica di cui godiamo, quella politica che deve unire e non dividere, nel rispetto delle sue regole e nell'interesse di tutti, e non alla ricerca di risultati personali, un'immagine desolante della cultura politica di alcuni, miserie umane, trionfi di carta pelle. Grazie. Un uomo di pace, sempre preso a riportare la calma, la serenità all'interno dell'amministrazione, all'interno del Consiglio Comunale della maggioranza e minoranza, sempre per il dialogo e il confronto, si candidò delle volte 5 anni fa in un periodo particolare della vita, mi rimango. Buonasera cari amiche e cari amici, grazie Giovanni per l'introduzione, mi hai dipinto come mi sento, un uomo di pace. Rinnovo i saluti doverosi al nostro amico, faccio organizzare la nostra amica, avete voi consentitemi, al senatore Simoniani, figlio della nostra terra, anche per me punto di riferimento come ben noto al più.
che devo dire? Poche parole. Credo di essere fiero di aver fatto parte di una grande squadra, una squadra, e da qui nasce l'emozione, che ha contribuito in maniera determinante, ed è sotto gli occhi di tutti, a cambiare le sorti della nostra città. E devo dire che Giovanni, nel dire e nel citarmi come uomo di pace, dice di parte una bugia. Noi siamo stati sempre caratterizzati da una realtà, l'uno verso l'altro, senza sotterfugi, la politica della realtà, tanto che abbiamo visto per anni, quando si parlava di un distacco da questa squadra di Raffaele Sainato, che insieme a Giovanni sono stati i nostri punti di riferimento della politica cittadina. E qui poi c'è l'amore degli altri, dei nuovi, l'amore di Anna, di Anna, di Pepe, di Vincenzo, di Anna Mollica, di tutti noi, Domenica, tutti incessantemente impegnati in qualsiasi ora, in qualsiasi giornata, senza guardare, come qualcuno diceva, agli impegni familiari e anche agli impegni seri, che sono quelli del lavoro. Abbiamo trascurato tutto. Giovanni Calabrese, insieme a Raffaele, esalta gli impegni bancari nelle giornate di mercoledì e lunedì. È un esempio comune, non c'è l'orario, il sindaco di Genova sempre, il vice sindaco di Genova sempre, e così ciascuno di noi. E si è creato questo afflato con la città che ha contribuito al rilancio, perché ciascuno ha avvertito, ha percepito l'impegno che gli amministratori, questa nuova squadra, questi inesperti dedicavano il tempo, la propria attività, la propria vita, perché noi abbiamo dedicato 5 anni della nostra vita, credetemi, incessantemente per il bene e il perseguimento degli obiettivi che come da programma ci eravamo prefissati. E su questo non c'è dubbio. Il cambiamento della nostra città è sotto gli occhi di tutti, da palizzi a molestarati, in qualsiasi ambiente di lavoro. Non ti puoi affacciare con chi che sia. Complimenti. Non è un discorso di parte, attenzione. Le elezioni dovremmo svolgere nel prosieguo in questi ultimi scorci, queste ultime settimane che ci conducono al 10 giugno. Però certo è che se mai dovessimo perdere, andremo via con la coscienza a posto, perché abbiamo dato noi stessi per la nostra città. Elemento che forse sfugge a chi non è addetto alle cose, è quello che qualcuno che per me forse Pepe citava, l'unanimità delle decisioni. Noi abbiamo sempre litigato, ci siamo sempre confrontati, ma abbiamo sempre alzato le mani all'unisono, abbiamo sempre condiviso qualunque aspetto dell'attività amministrativa degli ultimi 5 anni. 5 anni che abbiamo visto presente il Consiglio, e di questo ringrazio il Sindaco e ringrazio tutti i colleghi, anche quelli di minoranza. Questa è una decisione per i non addetti ai lavori che assolutamente è presa all'unanimità. Noi abbiamo una minoranza che in prima battuta si è astenuta, però per lo stesso, perché il sottoscritto con la minoranza ha intrattenuto ottimi rapporti, ci siamo sempre confrontati, e devo dare atto, per la realtà che mi caratterizza, che nell'ultimo Consiglio Comunale il numero legale è stato mantenuto dal consigliere capogruppo avvocato Antonio Cavo. Non avevamo problemi di numeri, perché la collega consigliere Renne era disponibile, però aveva problemi di salute ed era a casa, e Cavo ha mantenuto, diciamo, il fronte. Ecco, detto questo, l'unanimità delle decisioni sta a indicare l'unanimità, l'identità di vedute del percorso comune che ha caratterizzato l'amministrazione calabrese, che ha mirato solo ed esclusivamente
alla crescita culturale, Anna, sociale di questo territorio. Attenzione, sfugge forse il dettaglio, ma io lo dico perché fa onore al mio sindaco. C'è stata un'occasione, quello fossero le europee, no? Ed è venuto l'allora governatore Scopellini, al quale chiedevamo anche un aiuto per l'ospedale. E Giovanni era arrabbiato, nero che poi era una bestia appunto. E lui dice, c'è da presa per salutare Giovanni era un bado, me lo voglio dire. Dico, ma come il governatore c'è un bado, ma cosa viene il mio padre, ne era un bado. Allora io ero di pace, come dice Giovanni, caro governatore, salve, sindaco si scusa, un impegno imprevisto, lo avrebbe impossibilitato a partecipare, però lui sapeva che Giovanni non gli ha mai perdonato il disinteresse per il nostro ospedale. Ecco, io posso dire, e mi auguro, e lo spero davvero, lo spero nel mio intimo, che ciascuno di voi non si senta estraneo a noi sedici al sindaco, ciascuno di voi si senta candidato, sostenitore della nostra lista, perché il percorso di crescita della nostra città abbia a proseguire. E pertanto io rinnovo l'augurio a tutti noi con forza Giovanni Calabrese e forza Roma. Oggi è la festa della mamma, faccio l'augurio a mia madre, a mia moglie, a tutte le mamme presenti, alle mamme di Lodi, ma noi abbiamo avuto una mamma all'interno dell'amministrazione, è stata la mamma di tutti, Anna Monica. Lo ringrazio, è un'emozione, un momento di gioia, perché io non ho sempre detto, sono stata impressata alla politica, essenzialmente sono quello che ha detto Giovanni Calabrese e ho cercato di farlo nel migliore dei modi. Allora, intanto rinnovo buonasera a tutti. Per chi appunto non mi conosce, sono Anna Mollica, consigliera comunale uscente. Questa è la terza volta che mi candido a consigliera comunale con una lista il cui candidato sindaco è Giovanni Calabrese. Questa è la dimostrazione di un certo modo di intendere la politica, basata su valori ormai di lusso, mi permetto di dire, però noi ci crediamo molto. L'esperienza quinquennale con questa amministrazione, come consigliera comunale, con la delega alle politiche sociali, in sintonia con la vocazione personale e la mia cultura didattica acquisita, ho svolto i compiti assegnati con impegno e passione, realizzando molti obiettivi prefissati che a breve cercherò di indicare. Mi preme sottolineare che sono una persona molto semplice e disponibile e nell'attività svolta in questi 5 anni ho messo il mio impegno unitamente al mio amore per le persone e per il territorio e difatti la realizzazione dei progetti di cui avanti sono rivolti ad alleviare i disagi dei cittadini poco fortunati sia sotto l'aspetto sociale che economico. Il mio impegno di consigliera comunale si è concentrato quasi esclusivamente nel dare dignità a un distretto sociosanitario della Rovere con sede a Pomarino, che era fortemente in oneroso. Difatti tutte le attività del distretto erano ferme da anni, con la conseguente perdita di numerose risorse a discapito dei cittadini e del territorio. Ho lavorato con impegno e determinazione affinché il distretto sociosanitario fosse trasferito all'Ovi, osserei dire, lottando anche con tutti non ci credeva. Alla fine la sede del distretto è nella nostra città. Grazie all'impegno, tutto questo, grazie all'impegno di tutta l'amministrazione, con in testa, ripeto, il vice sindaco e il sindaco, il quale ha sempre. Grazie, viva l'arte. Grazie, Nina. Finalmente, perché è importante che
che ha consentito a noi di avere un punto di riferimento e soprattutto di aiutare tantissime famiglie. Grazie Anna. Voluta bene dai bambini, amica di tutte le mamme, persona piacevole e gioviale, ha detto sì senza pensarci al nostro invito di scendere in campo per dare un contributo alla nostra alla società, Francesca Montelli. Buonasera a tutti, sindaco Bugiardo, non è vero che ho detto senza pensarci. Vi avete mandato 5 minuti, ha chiesto a Vittorio l'autorizzazione, Vittorio ha detto se no non è si parte. Allora, è stata una decisione sofferta, mi avete mandato in crisi fortemente, mi sono stupita di questo invito e la crisi nasce dalla consapevolezza di un ruolo importante che bisogna, di cui bisogna prendere coscienza. La crisi nasce dalla consapevolezza del ruolo importante. Poi un'altra crisi ancora più profonda nasce dal fatto. Io non ho preso mai parte alla vita politica cittadina, per cui dico che cosa posso dare io? Allora poi c'è un'analisi in prospettiva, dal visto del proprio vissuto, della vita famiglia e lavoro. Posso portare le esigenze familiari dal vissuto della mia famiglia, il lavoro che mi ha dato una ricchezza grande, mi ha fatto crescere fortemente, vivendo vicino alle famiglie, ai bambini. A nonna, il mio ruolo non è stato trasmettere dei saperi, ma molto vicino ai bisogni sotto l'aspetto dell'anima, dove le famiglie in un territorio che non riesce a curare le ferite fisiche, sicuramente si presta di meno a curare quello dell'anima. Allora io, nell'interno scolastico, ho sempre accostato i bisogni dove le mamme soprattutto si rivolgevano a me per un supporto. Allora dico, se l'esperienza mia vi ha portato a vivere le sofferenze della gente e a dare un contributo all'interno della scuola che vuole sempre chiuso, allora chissà se questi silenzi che io ho vissuto e ho potuto dare per quello che ho potuto con la scuola, un supporto, chissà se fuori dalle mura scolastiche posso dare il mio contributo e dare voce a quei silenzi che spesso sono così dignitosi, così sofferti che altro spazio non hanno. E allora, se il mio ruolo e il mio essere qui vuol dire questo, ho accettato sì, veramente con piacere. Poi mi sentivo proprio accanto da un'amministrazione. Un'amministrazione, io avevo già i miei candidati da votare, belli, pronti, perché siete stati un'amministrazione composta da persone tra la gente, molto vicine a noi, sempre, non c'era necessità, spesso noi abbiamo visto il sindaco, gli amministratori sempre distanti, siete stati sempre in mezzo alla gente, per cui io mi sentivo protetta da una squadra e quindi il mio ingresso dire di sì e mettermi in gioco a 52 anni l'ho fatto per questo. Grazie a voi. Grazie Francesca. Direttamente dal mondo della scuola, si è già candidata con noi alle scorse elezioni, ci è rimasta vicina, si è impegnata in questi anni nel sociale, a livello culturale della sua portata offerta con la sua offerta con tanti istituti culturali, fa parte della dirigenza della CISO che ha contribuito a portare il direttore generale, Giovanna Valenta. Buonasera a tutti. Io intanto inizio ad attenermi alla linea del sindaco e ho scritto una lettera. Una lettera indirizzata soprattutto a me, ma soprattutto a voi. Ricordo come fosse ieri la presentazione dei candidati di tutti i Perlori di 5 anni fa e stasera mi accomuna a quella la stessa identica se non di più emozione, l'emozione tipica di chi sa di aver fatto una scelta importante. Ricordo bene che in quel progetto che io definisco arduo perché lo era ci si proponeva in primis di iniziare un cammino di crescita sana per la città, di dove anche un po' prima avevano abbandonato. Stasera penso insieme a voi
a quella candidatura e a quel progetto e rivedo in quei volti gli stessi di chi ha amministrato in questi ultimi anni la città e sono qui tutti presenti. Il coraggio. Sì, il coraggio che mettete in Leoni. E il coraggio di Leoni io spesso lo identifico con chi è fortemente mamma, padre, giovane, meno giovane, lavoratore, disoccupato, ma fortemente desideroso, così di speranza e di futuro dignitoso per il proprio territorio, semplicemente perché l'ho detto io. La cosa fantastica comunque è che mi ritrovo qui nella stessa veste stasera e ritrovo quegli stessi volti e lo stesso coraggio di allora. Accompagnato però da una sana consapevolezza e di aver costruito con sacrificio e passione dove ribadisco e perdonatemi ribadisco, altri hanno lasciato. Non credo che siano necessarie a questa mia scelta ci tengo a dire libera e incondizionata, perché le scelte di ognuno per essere definite tali devono partire dal rispetto che sia di se stessi e quindi per gli altri e non dalle solite da chi, da cosa, da quando, ma per chi e per cosa. In questi 5 anni, come sicuramente tantissimi di noi ho osservato, ascoltato, realmente ammirato da moglie, da madre, da lavoratrice, e ciò che oggi finalmente raccolgo da questa mia analisi è un'estrema forma di fiducia nei confronti di questa probabile futura e conseguente amministrazione. E parlando di conseguente parlo di una lunga ed evidente serie di attività, progetti sostenuti e realizzati per la città e tantissima voglia, ma soprattutto competenza costantemente acquisita sul campo per portare a termine e realizzare tanto altro. Tutto ciò, perdonatemi ancora, mi giro nel giro, ma io minimamente non intravedo altrove, semmai intravedo nulla. E nulla, signori miei, ma nulla, con tutto rispetto. Direi quindi, diamo la possibilità e quindi l'opportunità per la città, questo gruppo che fino ad oggi ancora non smette di pensare e lavorare per la crescita della nostra Locri e proseguire quindi in ciò che con il coraggio di pochi, quindi contraddistinguendosi, ha iniziato, dando non poco esempio ai tanti giovani che oggi con piacere tutti possiamo vedere in città crescere economicamente. Concludo e rivolgo anche ai nuovi volti, ecco, e anche a me stessa, e con una citazione importante, e forse non meno importante. Ho sentito la vita politica come un dovere, ed il dovere di speranza. Quella meno importante ed è quella che io faccio mia ogni giorno quotidianamente nella vita familiare, sociale, professionale, con le educatrici, le insegnanti. La verità e la perfezione non stanno nella tasca di nessuno, ma fortunatamente, e ringraziando il Dio, ciò ci rende umani e veri. E questo è tutti per loro. Grazie. Grazie alla domanda. Giovane brillante, viene qui a raccontare la moschetta, si è impegnato a raccontare la moschetta, la moschetta è tutto, non c'è paura, tutto il mondo. Buonasera ai nostri familiari presenti, amici, parenti, le autorità. Questi 5 anni sono passati velocemente. Nel bene e nel male abbiamo cercato di dare sempre il massimo, facendo lavoro di squadra e impegnandoci, rimanendo sempre vicini, soprattutto nei momenti difficili. E credetemi, sono stati tanti. Ora siamo arrivati alla fine del nostro mandato. E sono fiero di aver rappresentato la mia città. E mi auguro che venga data la possibilità di rappresentarla per i prossimi 5 anni. Io parlerò solo di qualcosa, diciamo, di bello che è stato fatto nella mia zona, anche perché Giovanni
giustamente ha preso dicendo che io sono di Moschetto, e appena insediati mi veniva affidato un progetto finanziato dalla Comunità Europea che ricadeva all'interno dell'area dove io sono cresciuto, dove sto crescendo i miei figli, tra la zona archeologica e la Comunità San Polo. Io sono stato onorato e allo stesso tempo però preoccupato, perché era la mia prima esperienza politica. Dopo qualche mese il progetto veniva finanziato e nell'arco di un anno, forse anche meno, venivano eseguiti i lavori. Per questo voglio ringraziare di cuore il mio sindaco e grande amico Giovanni Calabrese, che ha riposto in me fiducia e tanta stima, che è contro il cambio dentro ma soprattutto fuori dalla politica. Tanto ancora dovrà essere fatto. Sono sicuro che voi ci darete ancora la possibilità e il vostro appoggio. Sicuramente non vi deluderemo, come vedo non abbiamo fatto in questi 5 anni. Abbiamo lottato, uniti per loro. Volevo chiudere, perché erano rimasti che il discorso era breve, no? Volevo chiudere ringraziando tutti coloro che hanno contribuito nel 2013 a farmi rappresentare la mia città. E consentitemi di ringraziare in modo particolare chi mi ha sempre seguito, chi ha avuto sempre fiducia di me, chi mi ha sostenuto, che mi segue come un'ombra, senza sosta. Lui è una persona speciale, lui è mio fratello. Qualche giorno fa ho letto una frase che mi ha colpito e che dedico a noi. Quando i due fratelli lavorano insieme, le montagne si trasformano in oro. Ed è proprio vero, credetemi, ci diamo la forza ad un lato, anzi forse è più lui che dà forza a me, che in questo periodo non ho tanto bisogno. Un grazie dal profondo del cuore va a mio padre, a mia madre, a mia sorella, a miei nipoti e ai miei cognati, ma soprattutto va a mia moglie, ai miei figli Bruno, Tommaso e Diego. Grazie a tutti e soprattutto grazie a tutti per l'ospite. Buonasera a tutti e buona continuazione. La politica da quando è nato? Il decano. Presente in tante amministrazioni, abbiamo condiviso un percorso insieme a Raffaele qualche anno fa, l'inventore del wifi a Roma e che sta stesso in un'azione tecnologica, un caro amico, il decano Tommaso da Schedare. Oggi è veramente una bella giornata. Non vi nascondo di essere particolarmente emozionato, nonostante non sia il mio primo impegno in politica, forse sono quello più vecchio in politica. Tuttavia devo dire che ogni volta è come se fosse la prima volta, perché ci sono condizioni, volti, problemi ed esigenze diverse a cui dare risposta. Vedere tante persone, tanti giovani, tanto entusiasmo, tanta voglia di fare,
e soprattutto tanta voglia di continuare un percorso virtuoso iniziato da Giovanni e dalla sua amministrazione, mi riempie di gioia, ma al tempo stesso mi carica qui, oggi davanti a voi, di una grossa responsabilità. Una competizione politica rappresenta un momento di impegno e una sfida per questo territorio che ha bisogno di una rinnovata fiducia per mettere a sistema tutte quelle condizioni che sono rimaste incomplete. Ecco perché quando Giovanni e Raffaele sono venuti nel mio studio e mi hanno proposto, ho accettato di candidarmi. Le persone a me vicine mi dicevano: ma chi te la fa fare? Hai già dato. Ma io sono un testardo, un vero testardo, e lo sono per un motivo preciso. Cari amici, io amo Lodi, amo la mia città e la mia gente. Sappiamo bene che la vita politica della città è fatta di stagioni più o meno favorevoli ed è innegabile che l'amministrazione di Giovanni sia partita in un momento di grave difficoltà per la nostra città. Dobbiamo ricordare che uscivamo da una gestione commissariale determinata dalle dimissioni di un'altra compagine amministrativa. Ma va riconosciuto da tutti noi che Giovanni e la sua squadra sono riusciti a invertire totalmente la rotta. Occorre dunque dare prosecuzione a quanto di meglio ha fatto e quello che si andrà a fare per completare un impegno che non può essere definito in un solo mandato. Il mio impegno sarà nel far sì che la nostra città crei le condizioni affinché Lodi possa chiaramente essere identificata non come la capitale del buio, ma come la città a arcobaleno piena di luce e piena di colore. Una città che può avere in sé tutta la forza trainante di sviluppo in tutti i settori, dal turismo, l'ambiente, all'archeologia, alla sanità e alle infrastrutture essenziali. Questo è lo spirito e l'obiettivo che dovrà accompagnarci in questa nuova stagione politica, Giovanni. Per questo dico, crediamoci, diamoci fiducia, insieme possiamo ritrovare la voglia di fare, senza falsi moralismi, ma con il coraggio di chi pensa che battersi ancora valga la pena di farlo credendo nella gente buona, perché aspetta da te una risposta, nella gente umile, ma soprattutto una risposta per la città. Insieme possiamo farcela, per noi, per tutti, per loro. Giovane candidata, una persona affabile, disponibile, giovane da centinaia di anni candidata, ha accolto subito l'invito a partecipare al premio della città, Jessica Romero. Buonasera, voglio iniziare il mio intervento rivolgendo un caloroso saluto a tutti, ringraziandovi per la presenza, la vicinanza e l'affetto che mi avete dimostrato da quando ho deciso di intraprendere questa nuova esperienza. A tal proposito, volevo ringraziare il sindaco, Giovanni Calabrese, per avermi dato l'opportunità di far parte di questo gruppo bellissimo dove si respira aria di serenità e di competenza. Io mi chiamo Jessica Romero, svolgo la professione di ragioniera e sono appunto la candidata al Consiglio Comunale della lista Tutti per Lodi, con Giovanni Calabrese, sindaco. È la prima volta che mi espongo politicamente e non si vede. E il mio presupposto maggiore è quello di non
farvi promesse particolari o discorsi portati a gran voce, ma la certezza che vorrei avere l'opportunità di dare il mio contributo per il miglioramento della città e di ciò che è stato già fatto per voi. Onestà, rispetto e collaborazione sono le caratteristiche che un vero amministratore di paese deve avere, ed esse sono contenute in Giovanni Calabrese, l'unico che le rispecchia. L'applauso, Da qui la mia scelta di sostenerlo, di essere circondata da una squadra valida e con impegno e passione far sì che il nostro migliori sempre di più. Io faccio parte di quei giovani che non ho scelto di migrare al nord, ma di rimanere qui, a volte con difficoltà, certo, ma avendo sempre il calore e l'allegria che ci contraddistingue, avendo sempre la speranza, il sogno e la certezza che qualcosa cambi. A nord si respira aria di tradizione ed è per questo che bisogna intensificare gli eventi, portare la gente di fuori, e sono proprio loro che devono venire a scoprire quanto il nostro paese può offrire. Sono loro che devono aiutare i commercianti cittadini a salire sempre più economicamente, e non solo con i giorni d'anno. L'Ordine ha bisogno dell'intervento positivo di tutti voi affinché si possa migliorare. Occorre lo sviluppo economico, abbiamo grandi potenzialità che ancora non abbiamo utilizzato appieno. Essere in grado di fare sistema in ogni campo, da quello turistico a quello agricolo. Per fare questo bisogna contribuire alla valorizzazione delle risorse culturali, umane ed economiche, che esistono nel nostro territorio, in modo che i cittadini diventano i protagonisti del proprio avvenire. Se mi darete la possibilità di mettere a vostra disposizione il mio impegno, la mia passione e la mia coerenza, la vostra fiducia sarà il mio traguardo più grande. Vorrei che la mia candidatura fosse quella di ognuno di voi, quella della mia persona e della mia umiltà. Concludo questo mio intervento ricordandovi un slogan che stiamo utilizzando per questa campagna elettorale: tutti per noi. Dobbiamo essere uniti nelle scelte, votare il meglio, un voto d'opinione e competenza. Infine, e non per importanza, volevo concludere il mio intervento facendo i miei più sinceri auguri a tutte le mamme del mondo, a quelle qui presenti e in particolar modo alla mia, che da sempre e per sempre mi sostiene in tutto. Grazie a tutti per l'attenzione e scusate ancora l'emozione. Grazie Jessica. Un voto dell'amministrazione, sempre presente, si è impegnata in tantissime iniziative culturali, ha dato prestigio alla cultura, riprendendo anche un solo lasciato dall'ex assessore del professore Comis, che ricordo con grande piacere. Sostenuta politicamente da un gruppo di scorse elezioni, dopo 5 mesi è stato chiesto di decapitarla, di tagliare la testa e di mandarla via dalla giunta. Chiesi spiegazioni. Questa iniziativa, il più detto, pensa troppo con la sua testa, non è ubbidiente. Motivo per attribuire al giorno dopo valere in più, ringraziarla per l'impegno di questi anni, un impegno quotidiano, e per i molti risultati ottenuti nel mondo della scuola, nel mondo della cultura. Grazie Anna. Innanzitutto un saluto a tutti voi, un breve inciso per quello che ha fatto Giovanni, per quello che ha detto Giovanni ora, pensavo che non se ne facesse cenno. Da quel momento in cui io mi sono separata dal mio gruppo, mi sono sentita quella che in realtà sono, una donna libera, onesta e leale. Saluto in particolare, saluto e abbraccio, consentitelo, agli onorevoli, l'onorevole dottoressa Tripoli e a Francesco Cannizzaro,
sempre presenti a sostenerci, al nostro fianco. Cosa dire? Sono trascorsi 5 anni e quindi ora è possibile fare il bilancio, un bilancio definitivo del lavoro svolto, di questa esperienza di governo locale che è iniziata nel 2013 e che sta per concludersi, sta andando verso il suo naturale, la sua naturale conclusione. In questi 5 anni sono cresciuta politicamente al fianco di 2 persone, Giovanni Calabrese e Raffaele Senato, che hanno avuto un ruolo importante nella mia formazione e nella mia vita politica. E grazie a loro che io oggi posso definirmi un politico e soprattutto con orgoglio posso dire di essere stata, ma ancora non è finita, un buon amministratore. Ho lavorato con impegno, ho lavorato con passione, con dedizione, con rispetto verso il carico che il sindaco mi ha dato. E in questi 5 anni la cultura, e lo dico con orgoglio, ha trovato e ha mantenuto la C maiuscola. E questo voi penserete magari che sono un po' presuntuosa, no, perché lo dimostrano i fatti, lo dimostrano le iniziative, gli eventi che abbiamo iniziato e non solo abbiamo iniziato e li abbiamo portati a termine. Lo dimostra la centralità della nostra città, conosciuta ovunque. Lo dimostra la vitalità della nostra comunità che si è immersa in tutte le iniziative, aveva il bisogno, sentiva questo bisogno di immergersi negli eventi, di partecipare ovviamente in tutti gli eventi che abbiamo organizzato, in tutte le manifestazioni di qualunque settore e che hanno riscosso successo. E noi, durante questo lavoro politico-amministrativo, non abbiamo mai disgiunto la programmazione dei nostri progetti dalla partecipazione dei cittadini. Mai, perché per noi cittadini voi siete stati il vero parametro di valutazione degli eventi, dei progetti che abbiamo realizzato. Abbiamo puntato alla cultura che ha sposato anche la modalità. È così. Se noi pensiamo a tutte le attività che abbiamo fatto, però la modalità non è mai prevalsa, abbiamo lavorato solo, duro, perché avevamo degli obiettivi da realizzare, degli obiettivi da raggiungere e che abbiamo raggiunto. Basta pensare alle scuole, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria costante, l'opera più grande in assoluto di cui il sindaco va fiero e ne andiamo fieri tutti, la scuola materna Virgilio. L'attenzione nostra anche alle scuole superiori, che come sapete non sono scuole, non abbiamo competenza per le scuole superiori, ma vista l'assenza, vi vuole dirlo, della città metropolitana che le ha abbandonate, le ha lasciate nell'oblio, noi invece le abbiamo attenzionate. Abbiamo poi curato la cultura, perché abbiamo voluto rilanciare la nostra città dal punto di vista culturale. E quindi come non ricordare, e qui ricordo pure io il professore Pomis, perché veramente una persona, io pensavo di essere in grado di costituire eventualmente di rappresentare leggermente, il Giulio Lorese che oggi possiamo dire rientra nel novero dei concorsi nazionali di poesia per eccellenza, più importante, l'opera lirica che è stato il fiore all'occhiello di questa amministrazione che ha rischiato investendo in questo progetto e noi continueremo ad investire perché si verrà elaborato un progetto che è quello di vedere Locri come location di un festival d'opera a pari di Chiusi e a pari di Macerata. Queste sono cose che noi abbiamo fatto e dobbiamo fare. E poi la biblioteca, sindaco. Grazie a noi la biblioteca è stata riaperta e è chiaro che ci sono in corso altri progetti volte a renderla quello che deve essere una biblioteca. Il cuore di una città, il cuore pulsante di una città. Però ovviamente abbiamo anche tanti altri propositi perché guardiamo al futuro ed è per questo che noi ci riproponiamo, pensiamo insomma che la nostra, ci riproponiamo perché crediamo di essere la maggioranza giusta per i prossimi 50 anni. Cioè oggi sono 5 anni di governo, al fianco di una persona, di Giovanni Calabrese, che ha assunto la guida della città, perché a seguito di un grande consenso popolare, posso dire di essere stata con tutti loro coautrice di un percorso politico-amministrativo ricco di tante cose buone. Tante altre cose dovremmo fare, è chiaro, altre cose. E chiediamo a tutti voi di non rinunciare all'opportunità
di rendere questa città più efficiente, ancora più efficiente e più stimata. Il vostro sostegno a tutti noi garantirà la nostra città, perché opereremo nel segno della nostra continuità. Noi sappiamo lavorare, abbiamo lavorato bene, perché noi, per noi è stata una missione, e chiudo sindaco, perché noi siamo stati tra la gente e per la gente, le nostre porte sempre, sempre aperte. Quindi sindaco, il voto è lungo e siamo migliori. Grazie. Leata, giovanissima, l'ho conosciuta e apprezzata nella mia segreteria, spesso sulla terra lavorata alla volontaria, anche lei che ci conosce in campo insieme a noi, accanto a noi, ma non ce l'ha detta. Come ha detto il sindaco, sono Maria Angela Retterano, ho 28 anni e sono laureata in legge. Cercherò di essere molto breve, visto che sono due sorelle. Come ha già anticipato Giovanni, da anni ormai sono vicina a questa amministrazione, appoggiando il mio contributo volontario alla nostra città tramite le manifestazioni, gli eventi e le attività vicine al sindaco e alla sua segreteria. Questa è la mia prima candidatura, la mia prima esperienza politica, e sono certa che se sarò eletta farò parte di un gruppo di persone che in questi anni ha risollevato la città dalle rovine, come citava un manifesto della scorsa campagna elettorale. Una città che era l'abbandono più totale è stata messa in piedi da uomini e donne che si sono dedicati anima e corpo all'Opri, ai suoi figli e alla sua gente. Il mio non vorrà essere solo un contributo a questa amministrazione, ma un impegno costante e deciso, volto a continuare il cammino intrapreso 5 anni fa da questa compagine. Un cammino che ci distingue dagli altri per il nostro modo superandi, nettamente distaccato da chi vuole mantenere e preservare certe logiche di vita e di politica appartenenti al passato. Sono consapevole delle rinunce e dei sacrifici che andrò ad affrontare se sarò eletta, per portare avanti con impegno, serietà e costanza questo compito, ma non potrò né vorrò esimermi dal farlo. Senza sacrifici, aspettando che le cose arrivino da sé, non si può né crescere né migliorare. Questa cultura non mi appartiene, non appartiene a nessuno dei miei compagni di viaggio. In primis il sindaco, che in questi anni non ha dato l'esempio, ma è stato l'esempio in questa città. L'esempio di come si deve fare il sindaco in una città come l'Orri, in un comune con tante difficoltà, con centinaia di problemi quotidiani, dai più banali ai più complicati. Lui ha dedicato ogni ora, ogni minuto, ogni giorno per 5 anni alla sua attività di primo cittadino. Colgo l'occasione per ringraziarlo per la fiducia accordatami e per avermi dato la possibilità di essere partecipe di questo progetto di vita che si chiama Tutti per l'Opera. Ringrazio in anticipo anche chiunque di voi vorrà accordare la propria fiducia il 10 giugno alla nostra squadra e a me. Grazie. Siamo giunti quasi alla fine della presentazione dei candidati, ma non ha bisogno di presentazione. Ci separano 23 giorni, il 28 agosto, il 31 luglio 1969, ci lega un grande rapporto di amicizia e di affetto che si è consolidato in questa lunga, difficile, ma affidabile dell'esperienza. Ho trovato un amico, un mio fratello, ho trovato lì, ha condiviso con me momenti difficili, momenti dolorosi, forse momenti belli, tante cose abbiamo deciso anche di non condividere la scelta con gli altri compagni di viaggio, di esentare da alcune problematiche per lasciare loro tranquillità anche per altri giorni. Il mio Raffaele Senato, che lo ringrazio, ci ha fatto tanto insieme. Abbiamo invitato un aereo e con chi è c'è bisogno di un corridore a Navarro, e questo corridore è
stato l'assenso in Senato. Ci ringraziamo perché io dimostro un impulso per continuare a guidare la città, per continuare questo percorso di rinnovamento e di cambiamento che abbiamo avviato con grande sacrificio e impegno in questi anni. Grazie, buonasera a tutti. Grazie Giovanni, grazie agli amici che si sono candidati con noi. Un saluto, il primo saluto tutto particolare, l'onorevole Tripodi e l'onorevole Canizzaro. Sono sicuro di interpretare il pensiero di tutti, salutando l'onorevole Canizzaro che in questi anni, Giovanni, senza sicuramente senza nessun obiettivo, ma con tanta semplicità, ha partecipato insieme con noi, grazie Francesco, in tutte le iniziative che ci hanno visto i protagonisti in questi 5 anni. E ha fatto ancora qualcosa di più, ha messo insieme a noi per l'unità quella squadra, quel gruppo che sta continuando ad andare avanti. Era già tracciata la nostra strada, ma Francesco Cannizzaro in questi anni ha rafforzato. Quindi grazie Francesco, e se siamo qui è anche grazie al tuo grande iniziativa. Per dire, sono passati 5 anni, 5 lunghi anni, anni che ci hanno visto protagonisti, alcuni momenti di gioia, altri meno, però ora Giovanni è il momento di fare politica e l'abbiamo dimostrato con la formazione di questa nuova squadra. Questa nuova squadra con questi nuovi giovani che li avete visti. Oggi i nostri interventi, secondo me, sono qualcosa in più. Sentire parlare questi ragazzi che per la prima volta si affacciano alla politica è veramente bello e ci riempie di gioia. E dico loro che il nostro percorso, il vostro percorso, deve essere fatto di buon dialogo, con la correttezza, di non cadere in provocazione. Perché guardate, la politica è qualcosa di bello, la politica è dare agli altri. E non cadiamo come in questi giorni qualcuno sta cercando di provocarci, in questi anni ha cercato di fare con le provocazioni. Guardate avanti. E voi l'avete fatto con i vostri interventi e credo che continuerete a farlo, ci darete un aiuto in più, un supporto in più a me, a Giovanni, agli altri, in questi 30 giorni ci separeranno dall'esito finale del 15 giugno. Perché governare una città è sempre difficile, governare Lodi non dico impossibile, ma è più difficile rispetto a governare un'altra città qualunque della Lodi. Però vedete, Lodi insieme a noi, ai suoi cittadini, è cresciuta. Insieme a noi, questa è una lista civica, ma insieme a noi non c'è colore politico, non c'è stato colore politico. La gente si è avvicinata a noi, si avvicina a noi per quello che abbiamo fatto, per quello che abbiamo dato. Ognuno di noi, non tantissimi cittadini, hanno lasciato da parte la politica vera, se credono alla destra, alla sinistra, al centro. Hanno guardato a questa squadra, come ha affrontato i problemi e guardare in futuro, sicuramente con più speranza. Perché guardate, 5 anni fa abbiamo detto Giovanni, noi potremmo fare questo, piuttosto che un'altra cosa. In questi 5 anni avete avuto modo di vedere quelle cose che abbiamo fatto, le cose che abbiamo detto, che accennava prima Peppe, piuttosto che Michi, piuttosto che Anna Mollica, piuttosto che Anna Sofia, le cose che abbiamo fatto, che ci siamo detti, sono 100 obiettivi, forse qualcuno in più, molti ancora li dobbiamo completare. Certo, ci sono cose che potevamo fare meglio, Giovanni, perché no, non tutte le cose che abbiamo fatto vanno migliorate, andrebbero migliorate, però questa è stata la nostra forza, scommettere su chi? Non abbiamo scommesso su Giovanni, su Raffaele, su Peppe, sugli altri, abbiamo scommesso sui cittadini. Infatti ogni giorno i cittadini, io incontravo tantissimi cittadini che mi hanno dato, che sicuramente io dicevo che cosa possiamo fare e loro mi davano le soluzioni. Abbiamo incontrato, Giovanni, le persone per strada, non solo in ufficio, non solo al comune. E la soluzione veniva sempre dai cittadini, qualsiasi consiglio noi l'abbiamo preso e poi l'abbiamo trasformato in un altro che poi è sotto gli occhi di tutti. Perché oggi abbiamo scelto di partire da qui, dal teatro comunale?
Potevamo scegliere la piazza, potevamo scegliere piazza di Messeria piuttosto che Palazzo della Cultura, ma abbiamo scelto questo luogo perché questo luogo è stato uno dei nostri primi impegni, Giovanni, di riaprire questo luogo, e vi dovete credere con grandi difficoltà. E ripartiamo da una delle tante cose che abbiamo fatto: abbiamo ristituito, abbiamo dato alla città quello che merita, un teatro, il teatro della città di Roma. E da qua siamo ripartiti, e questo come tante altre cose. Non l'abbiamo fatto perché volevamo fare una presentazione d'élite come qualcuno in questi giorni di Genova, ma abbiamo fatto con questa motivazione. Ecco perché non la piazza e perché da questo teatro, a questo luogo, che per noi oggi è un luogo simbolo, perché a Lodi sempre le opere si iniziano, non riuscivamo a portarle avanti e i finanziamenti venivano persi, e poi, come sempre, doveva arrivare una nuova amministrazione per trovare una nuova soluzione. Ecco, oggi diceva bene prima Giovanni, siamo un bivio. Qual è il bivio? Il bivio è quello di dare continuità a questa amministrazione, perché pensate, domani arriverà la nuova amministrazione, i più bravi del mondo, i nostri avversari, per me sono bravissime persone, assolutamente, ma ripartire con la stessa competenza, con la stessa voglia, non è facile. Ripartire da dove? Noi in questi sei mesi c'è sempre il semestre bianco quando si avvicina al rinnovo del Consiglio Comunale. Se avete notato, in città abbiamo fatto di tutto, di più, per consegnare a chi governerà domani, dall'11 giugno, una città ordinata, una città pulita, una città che chi arriverà a governare dall'11 giugno non dovrà fare nulla, potrà affrontare un'estate con tranquillità. E questo perché l'abbiamo fatto? Perché siamo sicuri di vincere? No, l'abbiamo fatto perché è giusto quel mandato che ci avete dato nel 2013, lo portiamo a compimento. Poi, l'11 giugno del 2018, se ci sarà dato il consenso, continueremo a fare le cose belle che abbiamo fatto negli anni scorsi, a fare le cose che purtroppo non siamo riusciti a fare e a completare, perché no? A fare delle nuove cose. E all'ingresso avete ricevuto il programma della nostra amministrazione. Sapete, il programma va fatto, va sempre fatto, va inserito perché è un atto obbligatorio. E no, se voi prendete il programma che abbiamo fatto noi nel 2013, è un programma, ecco qua, tutti per voi, che se lo guardate è completo in ogni parte. Attenzione, non è un programma che noi abbiamo collegato nel 2013 alla candidatura del sindaco e del suo consigliere. L'abbiamo fatto, l'abbiamo guardato e l'abbiamo messo in atto. Stessa cosa faremo con questo programma. Che cos'è questo programma? Questo va a completare le opere già iniziate di questo 2013 e 2018 e quindi proiettarci da qui ai prossimi 5 anni. E con chi? Con la squadra? Con Giovanni Calabrese? No, con voi, con la città. E quindi, cari amici, cari colleghi, vi invito a continuare così, belli, freschi, con la stessa... Mi parlo a Nimenzo, Tommaso e Piero, che voi avete già fatto gli amministratori. Lo dico anche a Giovanna, non parlo ad Anna, ma parlo a quelli che si affacciano per la prima volta. Grazie a voi, voi siete il futuro di questa città. Io e Giovanni, e forse scusa Tommaso e Piero, arriverà l'ora che ci metteremo, non dico di lato, è il giusto. E quindi il futuro è vostro, il futuro è nelle vostre mani, e il futuro è anche dai ragazzi che ci stanno guardando, dei vostri amici. Io, per esempio, per la prima volta ho visto Roberta piuttosto che Marco, li ho visti impegnati emozionati. Io non è la prima volta che faccio politica, che mi presento, ma credetemi, quando mi sono presentato per la prima volta ero così emozionato, cosa che in voi non ho visto questa sicurezza, questa forza, e questo è loro. Questi sono i nostri giorni, queste dobbiamo andare avanti, questo è quello che ha prodotto la città, questo è quello che hanno prodotto le famiglie, questo è l'ordine. Quindi una voce bella che non fa Giovanni, Raffaele, Piero e altri, che fate voi, che fanno i cittadini. E quindi da questo momento tornerò al mio posto, ma prima di tornare al mio posto prendo il posto del presentatore perché chiude la campagna elettorale di chi in questi 5 anni, insieme a me, insieme a tutti, insieme alla città, ha governato Lodi. Giorgio Lodi.
Un ragazzo di 43 anni nel 2013, oggi Giovanni ha qualche anno in più, 48, non sei solo, qualche anno in più, che poteva fare altro, poteva anche andare in altri posti. Ci è stato richiesto in altri posti, di candidarlo anche in altri posti. Non abbiamo voluto, non abbiamo contato, ce lo siamo tenuti con noi, ce lo siamo tenuti tutti per noi. Perché di Giovanni non deve dire niente, che è alto, che è bello, che c'è gli occhi azzurri, tutto quello che volete, ma a Giovanni c'è una cosa che non manca, il coraggio delle scelte. E credetemi, se andate a guardare gli atti che abbiamo fatto in questi anni, ci sono atti coraggiosi che abbiamo fatto, atti giusti che abbiamo fatto, e partivano da chi? Che ci doveva trovare dalla guida, e partita dalla guida era Giovanni che ci ha tutelato, vi ha tutelato, ci ha tutelato, ci ha protetto, e se siamo qui, giovani e belli, lo dobbiamo, e se lo siete qui per questa città, lo dobbiamo a una persona che ci rappresenta tutti, il sindaco di Lodi, Giovanni Calabrese, che per fare una previsione, non lo è fino al 9 di giugno del 2018, lo dico con chiarezza, lo sarà per i prossimi 5 anni, quindi dateci una mano, continuate a darci una mano nel dialogo e continuate a darci una mano a supportarci, perché ne abbiamo bisogno noi che siamo i candidati al consigliere, ne ha bisogno lui, che tanto ha tolto la famiglia per dare alla città. Quindi grazie tutti per voi, tutti per Giovanni, perché questa è la battaglia che noi vogliamo condurre, questo è quello che dovremo fare, portare voi, e credetemi, fra 5 anni troverete una voce diversa. Grazie. Prima velocemente alle conclusioni, con un parere del programma, diceva Raffaele, il programma è fatto di cose concrete, non abbiamo inserito cose che non si possono realizzare, siamo stati con i piedi per terra, come siamo stati nel 2013 quando ci siamo candidati alla guida della città. La città, come abbiamo detto, come avete capito i nostri interventi, riteniamo essere migliorata. Ci verifica la vostra presenza indipendentemente dall'appartenenza politica di ognuno di voi, c'è gente di destra, di centro, di sinistra, questo è un grande segnale importante per la città. Come avete capito, non siamo una coalizione, un'aggregazione di gruppi politici, siamo un'aggregazione di persone che vogliono bene alla propria città, innamorare della propria città, ma soprattutto ci sono dei candidati che rappresentano loro stessi, ne rappresentano altri, come accade da altre parti, in altre liste. Questo è il bello di questa aggregazione fatta di giovani, meno giovani, di persone serie, di persone da bene, che hanno deciso di scendere in campo per continuare a realizzare quel percorso di cambiamento che abbiamo avviato con sacrificio, ma anche con tanto coraggio, come diceva Raffaele prima. Un piacimento particolare va a chi è rimasto a mio fianco in questi anni difficili, a chi ha deciso anche voi di andare via. Un piacimento anche a Ega, che è rimasta fino alla fine, non sono state le incomprensioni, e consentire anche di ringraziare Francesco Carboni, che ha venuto in Olivo, componente della mia segreteria, che mi hanno dato una grossissima mano in questi anni, mi hanno supportato anche nei momenti di rabbia, di nervosismo, insomma, che non sono mancati. E in caso di cui dovessi continuare a fare il sindaco, spero di averti sempre a mio fianco. Ringraziamento visto anche Mimmo Romero, che era candidato con noi alle scorse elezioni, che come tecnico non ci ha fatto mancare la mano nella fase progettuale di tante cose, ma ha fatto volontariamente e gratuitamente. Grazie Mimmo. Ringraziamento a tutti coloro che ci sono stati vicini. Oggi ci confrontiamo, fino a ieri mattina avevamo il problema se fare una lista civetta per il problema del quorum, perché pensavamo che i nostri avversari non fossero in grado di
di creare una lista per quello che si diceva in città, per quello che avevamo visto. E tra l'altro poi dopo un confronto aperto tra di noi, per decisione che non avremmo presentato nessuna lista cinetta, l'abbiamo chiesto ai cittadini, in consenso, cerchi di convincere il colmo del 50% di quello che non poteva evitare una cosa del genere, di fare una lista fatta di fratelli, sorelle, mariti e moglie, insomma, per raggiungere il colmo. Una città importante, dove una città, una piazza politica di un certo livello. È mancata la politica, forse ci siamo aspettati qualcos'altro da parte dei nostri avversari, da parte di quella delegazione strana che abbiamo visto nascere, che l'ho chiamata l'altra volta la lista del risentimento, del rancore, dell'odio, e c'è un po' di tutto che accomuna queste persone. Il loro progetto politico è per la città di questo e nient'altro. Io in questi anni di cammino politico in città ho un avversario, non a tutti, che l'ha trovato Pino Mammoliti. Pino Mammoliti, io ho detto in questi giorni quello che ha detto di questa delegazione, non mi lega nulla Mammoliti, attenzione, addirittura sono anche neanche tollerato per qualcosa. Quello che voglio conoscere a Mammoliti, qui un momento particolare per un tribunale giudiziario che ritengo sono certo di riuscire anche a superare, perché poi un caso posso essere con l'imputazione di un progetto di società, contro quello che dice Mammoliti, questa delegazione che ha di fatto distrutto un centro-sinistra. Io mi sarei aspettato oggi dall'altra parte, che ha fatto opposizione per anni, non è opposizione per il Consiglio, per l'esterno del Consiglio, mi sarei aspettato un impegno diverso, non un attaccamento alla poltrona, perché questo è successo. Sono stati i giovani che dovevano fare politica in modo diverso, dovevano candidarsi, fare una scelta anche politica, partitica, ma non aggregarsi con chi invece ha cercato in questi anni, è andato via la nostra delegazione senza motivo, solo perché non aveva il coraggio di assumersi responsabilità. Abbiamo una lista, un misto finito, non li dobbiamo sottovalutare, e noi perché tutto può succedere, e noi faremo la nostra campagna elettorale, porteremo avanti il nostro programma, e non avremo modo di spiegarlo anche nelle prossime occasioni. È un programma importante, un programma che vede il concretizzarsi tantissime cose già pianificate a partire dalle opere pubbliche. Posso dire che martedì consegneremo i lavori di ristrutturazione delle scuole di San Moschetto e San Cono, sono iniziati i lavori dello stadio. Settimana prossima andremo in appalto la via Margherita di Savoia alle spalle di Palazzo Agnelli, inizieranno i lavori in via Dante, via Luca della Vittoria, sono tantissime le opere pubbliche. Abbiamo recuperato finanziamenti e abbiamo avviato l'amministrativo per circa 20 milioni di euro. Poi partirà in 60 giorni, presenteremo il progetto di finanziamento di 3 milioni e 300 mila euro che abbiamo ottenuto per riqualificare la contrada Moschetta e la zona litorale anche di contrada Moschetta. Partirà un altro finanziamento già assegnato al Comune di Roma di 2 milioni di euro per riqualificare il centro storico. Sono tantissime le risorse che abbiamo recuperato in questi anni grazie all'impegno, sacrificio, professionalità, dedizione alla causa, perché per noi è stata una causa importante, quella di far crescere la nostra città. Inizia un percorso nuovo, un percorso, come diceva la Fede, che noi consigliamo poi ai giovani amministratori, e devo essere sincero, io credo nei giovani, sia perché ho fatto politica quando ero ragazzo, militato in un partito, e nei momenti giovani di un partito. Oggi devo essere sincero, vedo che qualcosa anche a livello giovanile sta cambiando. Ho avuto modo di apprezzare la presenza e l'impegno di giovani legati, mi sembra, a Fratelli d'Italia, avere Giovanni Puro insieme a Matteo Bruzzese. Ho avuto modo anche di apprezzare l'impegno di Domenico Pianese, un giovane del PD, si sono anche confrontati in più occasioni. Questo è un segnale bello, un segnale di cambiamento anche dei giovani che cominciano a avvicinarsi alla politica, confrontandosi appunto sulle problematiche, sulle problematiche della città, viste anche nei giovani. Quindi questo ci fa sperare che domani si possa ritornare anche a un confronto politico, un confronto partitico, un confronto che oggi anche a livello nazionale i partiti sono un pochino esibiti da atteggiamenti in questa strada, chiediamo che si possa formare un governo. E soprattutto vi ricordo che quello che detto sarà la vostra spina del fianco, come dissi più sulla campagna elettorale, vi ricordo l'impegno per questa città, per questo territorio, l'impegno che è stato disatteso da alcune forze politiche, come di destra e di sinistra,
insomma quelle attese di vedere fino a fatto il distretto politico-culturale, che deve essere una risorsa importante di sviluppo per la Lombardia. Contiamo su Tivoli, contiamo sulla città. Io quello che voglio veramente chiedere a tutti è il massimo impegno in questa campagna elettorale. Non possiamo, non dobbiamo, noi dobbiamo rispettare i nostri avversari, anche se non ci è piaciuta la composizione di quella lista, e merito di rispetto politico, rispetto personale, e serve però un grande impegno per dare continuità a questo lavoro. Questo lavoro non si può fermare, non si deve fermare, non perché ci siamo in raffaele gli altri. È un lavoro importante per la città, un lavoro avviato con grande sacrificio, non perché l'ho detto qualcuno deve fare il sindaco di Vicesimo, solamente perché Lodi può crescere, perché Lodi è cresciuta in questi anni, non perché ci sono stati dei geni alla guida della città, perché ci sono state persone innamorate della loro città. Ci sono delle persone che hanno visto fare giorno e notte, chiuso in quel comune, in quel fino chiuso, cioè solamente in un bunker, tra tensione, passione, e pensavo a cosa fare per migliorare i smaglianze, cosa fare per migliorare la città. E se abbiamo ottenuto dei risultati che sono davanti ai propri frutti, è merito di questo grande impegno, è merito di persone che hanno scelto di fare politica non per occupare un posto. Attenzione, c'è un segnale importante che forse qualcuno è sfuggito. È la prima volta che a Lodi c'è un esecutivo municipale, giusto, Alberto Nigio, che si ringrazia anche sempre per la tua vicinanza, il prefetto, sempre con noi. È la prima volta che a Lodi un esecutivo municipale rimane uguale dall'inizio alla fine. Sono rimessi su assessori, uno è stato sostituito, l'altro no. Che significa? Nessuno voleva prendere il posto di un altro, nessuno ha fatto guerra all'interno della cooperazione politica. Perché non c'era l'obiettivo di occupare un posto a tutti i posti, c'era solamente l'obiettivo di lavorare per la città. E ognuno, indipendentemente dal ruolo di assessore, presidente del consiglio, vicepresidente o altro, ha lavorato giorno e notte per raggiungere questi obiettivi. E sono gli obiettivi oggi di cui noi siamo fieri, ritengo che deve essere la tutta la città, perché se la città è tornata ad essere il punto di riferimento politico, amministrativo del comprensorio, è merito di questo lavoro, è merito di questo gruppo di giovani che ha lavorato insieme a me, insieme alla Ferra, insieme agli altri, per raggiungere appunto questo risultato. Noi chiediamo continuità a questo impegno. Chiediamo a tutti voi il massimo sforzo con le vostre famiglie, con i vostri amici, di portare avanti questo messaggio, di dare continuità al percorso di cambiamento, perché le cose, vi posso garantire, si possono realizzare, si possono realizzare. E scelte coraggiose, ci siamo, lo dico, senza problemi, ho scritto su Facebook oggi rispondendo a un cittadino che mi ha detto che ha trovato il 5 dello sporco. Il cimitero non era trasporto, il cimitero era tutti i cittadini. Ci siamo ripresi il cimitero, oggi abbiamo fatto un coraggio, abbiamo lavorato per ridare dignità a quel luogo sacro, abbiamo dato un percorso di project financing per l'ampliamento, la riqualificazione e una gestione con regole certe uguali per tutti di quel cimitero, che è un posto importante e fondamentale per avere il rispetto di chi ci ha preceduto. Sposteremo anche l'isola ecologica da qui a qualche settimana, una nuova isola ecologica che stiamo realizzando, con la Basilea, quindi il terreno confiscato, e vi posso garantire inoltre, prima di qui da noi con i nostri parlamentari, l'impegno per far riprendere i lavori del nuovo Palazzo di Giustizia, che è un'opera importante, strategica, fondamentale per la città. Sapete benissimo che la ditta Caruso, che ha anche realizzato il gruppo della Comune di Bologna, è stata interessata da un'interventiva antimafia della prefettura di Catanzaro, che già discorso con una vicenda relativa a fatti accaduti nel nostro paese. Siamo confrontati con il presidente Paverno del tribunale e appena ricevuta questa notizia, e ci incontriamo col prefetto. Noi non possiamo bloccare quel lavoro, anche perché le risorse sono poche, è stato difficile farli partire, e c'è stato un grande impegno dell'amministrazione comunale, c'è anche il Giorgio Orlando che è stato eluto in questo lavoro, è stato difficile farli partire, non possiamo perdere quest'opera, come non possiamo perdere tutte le pubbliche che vogliamo realizzare a voi. Vi lascio con ci vedremo la chiusura della campagna elettorale sicuramente con l'impegno. E abbiamo stanziato 4 milioni di euro per il comunale della città nella rimodulazione del protocollo forever,
situazione, non è stato possibile fare tutto in questa amministrazione, in caso di incidente nella fiducia da parte dei cittadini, e avvieremo anche un concorso di idee, perché crediamo che lo sviluppo della città debba assolutamente passare dal waterfront, quindi dal nuovo cittadino, e cercheremo di spendere queste risorse nel migliore dei modi, perché solo utilizzando quelle che sono le nostre risorse, cioè il turismo, noi possiamo creare occupazione, possiamo garantire ai giovani del territorio un futuro, perché questo è l'impegno necessario, e attraverso questo impegno, attraverso le condizioni che abbiamo già creato, attraverso la sinergia istituzionale con le altre con la regione, con la città metropolitana, con il Parlamento, sperando di trovare sempre un dialogo, un confronto, come abbiamo trovato prima con l'amministrazione che c'era Francesco Organizzato e Peppe Raffa, e speriamo di trovarla anche in un mezzo dialogo già avviato con il Presidente Franco Madà, noi indipendentemente dall'appartenenza politica chiediamo attenzione per l'ordine e per la logica. Questo sarà il nostro impegno per i prossimi anni, come quello che sta d'altronde negli anni che ci hanno preceduto. Io vi ringrazio, vi chiedo scusa per quello che abbiamo fatto, perché ci siamo dilungati, ma era necessario far conoscere il volto, i nomi, le persone, sentire la voce di queste persone che sono scese in campo con noi e che chiedo di salire sul palco, da Roberta Cruzzi, Anna Baldassaro, Jessica Romero, Benita Bulba, Francesca Muscoli, Anna Sofia, Laura Caretta, Bernardo Stella, Anna Olivia, Enzo Panetta, Giuseppe Fontana e Raffaele Serenato, che sono con noi. Grazie a tutti voi. Grazie per l'applauso a chi oggi vuole continuare il percorso di cambiamento della nostra città, grazie a chi come noi ama la città, grazie a tutti voi, forza voi, tutti per voi. Grazie e buona serata.